Salve a tutti e benvenuti. Questo tutorial vi aiuterà ad utilizzare l'applicazione IO e ad attivare il cashback di Stato. Dall'8 dicembre 2020, infatti, tutti i maggiorenni residenti in Italia possono ottenere un rimborso per gli acquisti effettuati a titolo privato sul territorio nazionale. Requisito fondamentale per ricevere il rimborso è che tutti i pagamenti vengano effettuati tramite carte e applicazioni di pagamento in esercenti come negozi, bar, ristoranti, supermercati o per prestazioni offerte da artigiani e professionisti. Inoltre, per poter ricevere il rimborso accumulato, dovrete raggiungere il numero minimo di 50 transazioni valide. Ma vediamo quali sono i passaggi da seguire. Una volta scaricata l'applicazione IO sul nostro cellulare, ci troveremo davanti ad alcune pagine informative che ci spiegano che cos'è l'app e come funziona. In basso troviamo due tasti blu. Entra con CIE, carta d'identità elettronica, ed entra con SPID. Se non avete ancora lo SPID e volete attivarlo per usufruire dei vantaggi del cashback, vi invitiamo a guardare il nostro tutorial. Clicchiamo quindi su Entra con SPID e scegliamo il nostro Identity Provider, il fornitore di servizi digitali, pubblico o privato, con cui abbiamo creato l'identità digitale. Nel nostro caso scegliamo Poste ID. A questo punto l'applicazione ci chiederà di accedere inserendo la nostra email sotto nome utente e la password alfanumerica che abbiamo scelto in fase di creazione dello SPID. Clicchiamo nuovamente su Entra con SPID e attendiamo che l'applicazione ci invii sul cellulare un codice SMS da inserire nello step successivo. Una volta ricevuto il codice SMS di 6 cifre, lo inseriamo e clicchiamo in basso su Prosegui. Si aprirà una nuova pagina in cui l'applicazione ci avvisa che avrà accesso ad alcuni dei nostri dati, come domicilio, indirizzo di posta elettronica, nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare. Niente paura, l'applicazione IO è stata concepita e sviluppata secondo le regole imposte dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali e utilizzerà questi dati solo per comunicare con le pubbliche amministrazioni. Clicchiamo quindi su Acconsento e andiamo avanti. A questo punto abbiamo effettuato l'accesso e l'applicazione ci presenta le informazioni chiave e i termini di condizioni d'uso, che potremo leggere prima di cliccare sul tasto blu Accetta. In questa fase dobbiamo creare un codice di sblocco, che verrà poi richiesto ogni volta che effettueremo l'accesso con l'applicazione. Il codice deve essere di 6 cifre e vi consigliamo di segnarlo da qualche parte per evitare di perderlo. Una volta inserito, l'applicazione vi chiederà di ripetere l'operazione per avere la certezza che il codice sia giusto. Clicchiamo quindi su Continua. Ora ci verrà richiesto se preferiamo attivare l'autenticazione biometrica, ovvero il riconoscimento tramite l'impronta digitale. Questa operazione è disponibile per gli smartphone di ultima generazione e comunque può essere attivata anche in un secondo momento. Clicchiamo nuovamente su Continua. L'applicazione ci mostrerà adesso l'indirizzo email con cui ci siamo iscritti. Dopo averlo verificato, scegliamo nuovamente il tasto Continua. Ed eccoci all'interno dell'applicazione IO. La prima schermata che visualizzeremo è la sezione Messaggi, in cui si trovano alcune informazioni sui programmi che possiamo attivare. In alto, sotto la scritta Messaggi, possiamo vedere la divisione tra messaggi ricevuti, in scadenza o archiviati. In basso, oltre la sezione Messaggi, troviamo anche Portafoglio, Servizi e Profilo. Nella sezione Messaggi troviamo alcune informazioni sul cashback e sull'applicazione IO e, per chi l'ha richiesto, sul bonus vacanze. Per attivare il cashback, clicchiamo quindi sul tasto blu Attiva il cashback all'interno del primo messaggio. Verremo indirizzati direttamente ad un testo che ci spiegherà di cosa si tratta e come possiamo aderire al programma. Clicchiamo nuovamente su Attiva il cashback e procediamo. Nella pagina successiva dovremo spuntare alcune caselle che attestano la nostra identità. Una volta spuntate le 4 caselle, clicchiamo in basso su Dichiaro. A questo punto ci verrà chiesto l'IBAN del conto sul quale vogliamo che avvenga l'accredito.
Cliccando su Continua, l'applicazione vi permetterà di aggiungere anche altri metodi di pagamento. Questo passaggio può essere molto utile per chi possiede più di una carta o di un'applicazione per il pagamento, perché ogni movimento a vostro nome verrà conteggiato ai fini del raggiungimento delle 50 transazioni necessarie per il rimborso. Cliccando quindi su Aggiungi metodo potrete scegliere tra la prima voce, dedicata a carta di credito, di debito o prepagata, la seconda per carte di BancoPosta o PostePay, la terza per i bancomat e l'ultima per le applicazioni digitali. In questo tutorial vi faremo vedere come inserire la PostePay selezionando appunto la seconda voce. Sotto la voce titolare inseriamo il nostro nome e cognome. Successivamente andiamo a riempire i campi relativi al numero della carta, composto dalle 16 cifre che trovate sul fronte della vostra BancoPosta o PostePay. Poi inseriamo la data di scadenza, sempre sul fronte della carta, e il codice di sicurezza, composto da 3 cifre e situato sul retro della carta, solitamente accanto allo spazio dedicato alla firma. Clicchiamo su Continua e controlliamo che i dati riepilogativi siano corretti. In caso affermativo, possiamo decidere se utilizzare questa carta come metodo di pagamento preferito oppure no. Inoltre, apparirà un riquadro azzurro. Al suo interno verremo avvisati che per verificare l'attendibilità della nostra carta troveremo una transazione di pochi centesimi sul nostro conto. Clicchiamo quindi su Salva e procediamo. A questo punto si aprirà la pagina di Poste Italiane, che ci chiederà di confermare il pagamento inserendo prima il codice di sicurezza che dovremo aver ricevuto via SMS e in un secondo momento la password di poste.it. Con questa procedura possiamo aggiungere tutti i metodi di pagamento che desideriamo. Una volta attivate le nostre carte, infatti, ci troveremo sulla pagina Vuoi attivare il cashback? A questo punto ci basterà selezionare le carte che desideriamo vengano considerate e cliccare su Attiva ogni volta che ci verrà richiesta la conferma. Una volta completata questa operazione, possiamo cliccare su Continua e finalmente possiamo vedere lo stato del nostro portafoglio. Troveremo quindi le fasce blu dedicate ai vari periodi in cui era attivo il cashback e cliccandoci sopra potremo vedere tutte le transazioni fatte e i relativi rimborsi. Cliccando su Le tue transazioni, infatti, potremo consultare ogni pagamento effettuato. Tornando alla schermata relativa al cashback che va dal 1 gennaio al 30 giugno, scegliendo invece la voce La tua posizione, sarà possibile vedere la nostra posizione in classifica in merito al programma Super Cashback. Tornando alla schermata relativa al cashback, possiamo attivare o disattivare i nostri metodi di pagamento. Ci basterà cliccare sull'icona con il cerchio blu accanto ad ogni voce e confermare l'operazione cliccando su Attiva o disattiva nella pagina che si aprirà successivamente. Se invece vogliamo eliminare definitivamente dalla nostra lista una carta o un metodo di pagamento, possiamo selezionarla dalla lista sopra le bande blu del cashback. Nella pagina che si aprirà, clicchiamo sui 3 punti verticali in alto a destra e selezioniamo l'opzione Elimina. Bene, l'operazione si è conclusa con successo. In basso, oltre la sezione Messaggi, troviamo anche Portafoglio, Servizi e Profilo. Nella sezione Messaggi troviamo alcune informazioni sul cashback e sull'applicazione IO e per chi l'ha richiesto, sul bonus vacanze. La sezione su Portafoglio sarà quella dedicata al cashback. Nella parte dedicata ai servizi troveremo tutti i servizi attivi nel nostro comune e sul territorio nazionale. In questa sezione possiamo ad esempio utilizzare i servizi ACI o dell'Agenzia delle Entrate. L'ultima sezione invece è dedicata al nostro profilo. Qui potremo modificare i nostri dati personali come email, numero di telefono, riconoscimento dell'impronta digitale o eliminare il nostro account. Speriamo che questo video tutorial vi sia stato d'aiuto. Se volete saperne di più sull'utilizzo di alcuni strumenti digitali, seguiteci sul nostro canale YouTube o su Facebook e guardate i nostri tutorial. A presto!